Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. In questo video vorrei mostrarvi quello che io ho regalato per Natale ad amici e parenti. È un video che mi è stato richiesto. Dopo che io ho messo sul canale quella serie di video dedicati alle idee regalo, mi sono arrivati dei messaggi con la proposta di fare un video di questo genere. Mi hanno detto: adesso che hai parlato delle idee regalo e insomma hai dato dei consigli, perché non fai un video in cui mostri quello che tu hai regalato agli altri? Mi è sembrata un'idea carina e quindi insomma faccio questo video, però vi dico subito che io lo sto registrando oggi, che è il 22 di dicembre. Però voi vedrete questo video dopo Natale, perché io comunque quando faccio un regalo non dico mai alla persona che lo riceverà quello che gli ho regalato. Quindi io pubblicherò sul canale questo video dopo Natale, così sono sicura che, insomma, se qualcuno dei miei amici e parenti dovesse vedere questo video, almeno non verrà a sapere prima di Natale quello che gli ho regalato. E ovviamente, essendo tutti dei regali, non parlerò di prezzi. Detto questo, fatte queste doverose premesse, partiamo subito con i regali che io ho fatto. Mettetevi comodi perché io ne ho fatti tantissimi. Quindi sedetevi, accomodatevi, state tranquilli che passeremo insieme un po' di tempo. Il primo regalo che voglio farvi vedere è quello che io ho fatto al mio compagno. A lui ho regalato un orologio della Fossil che mi è stato confezionato in questa scatolina di latta. Io poi ovviamente farò il pacchetto, perché non glielo darò così, però comunque già ben confezionato, perché questa scatolina secondo me è molto carina. È un orologio che non è elegantissimo, ma non è neanche troppo sportivo, diciamo che è una via di mezzo, comunque tendente all'elegante secondo me. Ha il quadrante chiaro e il cinturino marrone e secondo me è un orologio che io vedo bene su di lui, cioè comunque lui porta questo genere di orologi e a me piaceva molto, quindi quest'anno ho deciso di regalargli appunto un orologio. E questo è il primo regalo. E rimaniamo in tema di uomini e vi faccio vedere quello che ho regalato invece a mio cugino. Questa, tanto la scatolina comunque è carina. E poi ho preso una carta regalo, cioè una carta, come si chiamano, quelle carte prepagate, insomma, aiutatemi, che si può spendere su Amazon di 20 euro. Qua ve lo dico perché tanto c'è scritto sopra, quindi comunque. E ho deciso di fare un regalo di questo genere, almeno lui si può comprare quello che vuole. Però, siccome non mi dava tanta soddisfazione fare solo questo, ho deciso di aggiungere, che è una cosa ironica e simbolica, però insomma, ho deciso di aggiungere un ognomo della fortuna, che è questo. Quindi gli darò entrambi i regali, la carta da spendersi su Amazon e l'ognomo della fortuna. Quindi insomma, ho optato per questa cosa. Poi, passiamo alle ragazze. Per mia cognata ho preso un paio di orecchini che si presentano in questa scatolina argentata col fiocchetto e questi sono gli orecchini. Sono secondo me molto raffinati, non so se riuscite a vederli, hanno delle rifiniture che io trovo eleganti e raffinate, insomma spero che possano piacerle. E questi sono per mia cognata. Poi per mia nonna ho preso una cosa semplice, in realtà un barattolo che ho confezionato io, un barattolo di vetro con i cioccolatini dentro e io ho fatto la confezione, ho messo il nastrino, ho messo queste palline natalizie e poi in questo caso aggiungerò una foto mia e del mio compagno stampata magari su un calendario, in modo che lei poi tutto l'anno quando va a vedere che giorno è, insomma, il calendario vede me e il mio compagno. E insomma, questa è un'idea un po' originale, ma che comunque per mia nonna può andare sicuramente bene. Poi vi faccio vedere cosa ho regalato invece ai miei suoceri. Dunque, per mio suocero ho preso un cappello. È un regalo questo che è stato abbastanza richiesto in realtà perché mia suocera mi ha dato l'indicazione, mi ha detto che gli serviva un cappello. Quindi ho preso un cappello, è blu scuro, sembra nero visto così, ma in realtà è un blu notte. E insomma sono i generi comunque che porta lui, quindi spero che possa piacergli. In ogni caso, se non dovesse essere così, me lo cambiano perché io chiedo sempre se poi mi cambiano i regali perché non si sa mai. Per mia suocera invece ho preso alla Combipel una sciarpa, che però è una sciarpa di quelle un po' più larghe, cioè quelle che si possono portare anche un po' tipo una stola.
Ho preso questa, ha dei colori secondo me molto belli perché ha praticamente una, non so se riuscite a vederla, ma un filato dorato che dà brillantezza, dà molta brillantezza alla sciarpa, poi è sul beige, sul marrone ed è abbastanza sfumata. Io spero che la vediate perché lo so che la mia luce non è un granché, però è comunque molto bella. Mi piaceva soprattutto la brillantezza che è data da questo filato dorato che è inserito all'interno della stoffa. L'avvicino, spero che voi la vediate il più possibile. Comunque, insomma, mi piaceva, mi sembrava veramente. Adesso è piegata, io non la sto ad aprire tutta, però è abbastanza lunga, abbastanza ampia. Spero che, insomma, possa apprezzare. A me piaceva. Quindi insomma, boh, vedremo, vi saprò dire poi dopo Natale se questi regali sono piaciuti o no. Poi vi faccio vedere una cosa che ho preso invece per la zia del mio compagno, che è l'ultimo libro di Fabio Volo, Quando tutto inizia. Questo è un regalo che ho fatto su richiesta, in realtà me l'ha detto, insomma, mi ha dato l'imbeccata mia suocera, mi ha detto di prendere questo libro. Quindi insomma io ho preso questo, anche perché lei è comunque una persona che legge tanto e che i libri comunque se li compra non sta ad aspettare troppo tempo, quindi io ho sempre paura quando regalo a lei un libro che ce l'abbia già. Ora in questo caso io lo scontrino l'ho tenuto, ma spero che non ce l'abbia già perché insomma me l'hanno detto di comprare questo, quindi spero che sia un libro che non ha in casa. Poi vi faccio vedere cosa ho regalato a mia zia. Le ho regalato tre saponette di Bottega Verde, ma mi piacevano molto perché sono confezionate così, quindi voi vedete la scatola normalmente, ma mi piaceva l'idea che quando la scatola è chiusa ha praticamente sopra tre messaggi scritti all'interno del cuore. I messaggi sono: ridi sempre, ama molto e vivi bene. E sono questi tre. Io li ho trovati veramente originali. Mi piaceva molto questa idea del messaggio dentro al cuore, quindi insomma mi sembrava un'idea carina. E poi ho aggiunto due creme mani confezionate nella caramella. Sicuramente se avete visto i prodotti che Bottega Verde vendeva per Natale, quindi tutte le confezioni regalo, avrete anche già visto questa. Mi piaceva tantissimo l'idea appunto della confezione fatta a caramella in questo modo. Quindi a lei ho preso due prodotti di Bottega Verde di questo tipo, che sono due prodotti che piacevano tantissimo anche a me. Volevo comprarmeli anch'io, poi ho pensato: no, stai già spendendo troppo questo Natale, quindi mi sono fermata. Guardo in basso perché devo capire dove ho messo la roba, perché ne ho talmente tanti che voi non lo vedete perché voi mi vedete solo fino a qui, ma sono circondata letteralmente dai regali. Vi faccio vedere quello che ho confezionato per la nonna del mio compagno. È una persona molto anziana perché ha compiuto quest'estate 100 anni. E per lei ho confezionato questo pensierino, è semplicemente un pensierino, però ho preso un barattolo di cioccolatini come quello che ho fatto per mia nonna, che è questo. Ve lo faccio vedere così perché qua è in celofanato e sicuramente non riuscite bene a vederlo perché c'è la luce che va a riflettersi. Comunque l'ho confezionato in questo modo, per cui ho aggiunto anche per lei lo gnomo della fortuna. E quindi insomma ho fatto questo tipo di confezione con i cioccolatini e lo gnomo della fortuna. Lo so che non vedete niente, lo so perché ci sono le luci e stanno riflettendo, però ormai l'ho confezionato, abbiate pietà, non fatemelo aprire. Poi per mio nipote ha 5 anni, a lui ho preso un pigiama perché comunque giocattoli ne ha veramente tantissimi e io non saprei neanche su cosa orientarmi, sinceramente. Poi so che molti giocattoli glieli hanno già comprati i miei cognati, che sarebbero i genitori, quindi insomma ho preferito andare su un pigiama che comunque è una cosa che serve sempre, si utilizza sempre. E ho preso questo tipo di pigiama qua che ha sopra i dinosauri. Qua c'è l'etichetta, ecco, ai dinosauri. A lui, almeno fino a pochi mesi fa, piacevano i dinosauri. Dico così perché i bambini cambiano idea veramente alla velocità della luce, quindi magari oggi gli piace una cosa e domani non gli piace più. Però insomma, io l'ultima notizia che avevo è che i dinosauri comunque gli piacevano abbastanza, quindi gli ho regalato questo con i dinosauri. Eventualmente lo cambieremo. Poi ha i pantaloni così blu a righe, grigie e blu. In realtà non è bianco, è grigio. E insomma, a me sembrava carino, quindi ho preso questo.
allora, andiamo avanti, ragazzi. Cerco di tagliare il più possibile, ma come vi ho detto, ho fatto tanti regali. Passiamo a mia zia, invece, l'altra mia zia, la sorella di mio papà. Allora, a lei ho preso questo albero di Natale, ma questo non è un albero di Natale normale, è un albero di Natale personalizzato, perché le palline che voi vedete appese hanno tutti i nostri nomi, i nomi dei familiari, quindi il mio nome, quello di mia cugina che è sua figlia, quello di mio papà, di mia mamma, di mia nonna, insomma tutti i familiari. E mi sembrava un'idea originale, soprattutto per lei, perché lei non ama tanto gli alberi di Natale, quelli classici, tradizionali, però questo che è personalizzato a me sembrava comunque un'idea carina, soprattutto è un regalo un po' ironico, insomma. È ironico perché sapendo che appunto non ama così tanto fare il classico albero di Natale, ho pensato che questo poteva essere il giusto compromesso tra il non farlo per niente e il fare quello grosso tradizionale, perché questo comunque è il nostro con i nostri nomi, è personalizzato e soprattutto occupa poco spazio, non richiede particolare fatica per farlo e disfarlo perché è già fatto. Quindi insomma è un po' particolare. Inoltre vi dico così, vi aggiungo che in una delle palline ho anche messo il nome del suo gatto, perché comunque fa parte della famiglia. Tra l'altro è un gatto enorme, molto ingombrante, e quindi ho messo anche il nome del gatto. Mi sembrava un'idea anche questa simpatica, diciamo così. Poi a mia zia ho preso anche un'altra cosa, perché questo è un regalo abbastanza ironico, quindi insomma è un po' così. E le ho preso anche un segnalibro in argento che ha un angioletto sopra, è un segnapagina più che un segnalibro in realtà. E il messaggio già mi piaceva perché sul sacchettino c'è scritto porta sempre un angelo con te e questo è il segnapagina che ha l'angioletto in argento ed è fatto in questo modo. E questo insomma mi sembrava è un regalo un po' più serio, diciamo un po' più carino. Su questo genere di prodotti in argento, vi dico subito che ho già registrato un video specifico perché vi mostrerò tutti questi prodotti in argento che io ho comprato, sia da regalare, sia per me, insomma, ho preso anche qualcosa per me e vi farò vedere appunto tutte queste cose in un video a parte. Quindi adesso in questo video non vi farò vedere anche quei regali lì perché altrimenti non finiamo più. Vi ho fatto vedere solo questo perché comunque ce l'avevo già qua pronto, quindi era più pratico, diciamo. Andiamo avanti perché sennò non la finiamo più. Allora, poi per mio cognato ho preso una bottiglia di Sambuca, quindi su questa non dico nulla di particolare, io sono pure astemia, quindi non so neanche che cos'è il Sambuca, non so neanche se è un liquore o che cavolo sia. Comunque mi hanno detto che gli piace il Sambuca e io gliel'ho comprato. Poi vi faccio vedere un paio di guanti che in realtà questi ho comprato, ma sono un regalo che mio papà farà a mia mamma. Però siccome li ho scelti io e ce l'ho ancora qua in casa perché devo ancora fare il pacchettino, ve li faccio vedere. Sono questi, mi sembravano molto eleganti per mia mamma, che comunque è una signora che si veste elegante, che insomma si cura, cura molto il suo aspetto, gli accessori, i vestiti, insomma gli abiti. Mi sembrava che potessero essere un paio di guanti molto raffinati. Mi piaceva molto la parte sopra fatta così e mi piaceva l'idea che davanti sono grigi e poi sono in pelle nella parte, diciamo, del palmo della mano. Insomma, mi piacevano, mi sembravano molto carini e questi, però anche questi ovviamente se non le piaceranno potrà cambiarli. Poi per mia mamma invece da parte mia ho preso una borsa alla Combipel. E le ho preso questa borsa qua rossa, a lei piace moltissimo il rosso e le piacciono moltissimo le borse rosse. È una cosa che in realtà non le serve perché borse ne ha tantissime, anche borse rosse ne ha già tante, però insomma io per andare a regalarle una cosa completamente inutile ho pensato che anche se ne ha già tante, questa comunque è una borsa nuova in pelle vera perché comunque l'ho presa la Combipel, non è troppo grossa, non è neanche troppo piccola, insomma ha una misura media. E ho pensato che tutto sommato, anche se ce l'ha già la borsa, potrebbe sempre essere utile in qualche occasione. Tra l'altro ha questi strass qua che a me piacevano molto, che possono essere sfoggiati magari in un'occasione un po' particolare. Quindi, insomma, questo è il regalo che io ho fatto a mia mamma. Poi vi faccio vedere una cosa che ho preso per i miei genitori, è un regalo un po' strano, quindi ve lo devo spiegare. Allora, intanto l'ho confezionato così nella scatola natalizia
E dentro ci sono dei cioccolatini, tanto per riempire un po' la scatola, e poi ci sono due barattolini uguali come questi, vi faccio vedere. Dentro c'è un cioccolatino perché non mi piaceva l'idea di lasciarlo vuoto. Sono due barattolini di vetro identici che io ho messo dentro a questa scatola qua. E praticamente la funzione che hanno è quella di contenere i bigliettini che io ho fatto per i miei genitori e che ho inserito in un calendario dell'avvento, perché io quest'anno ho costruito, diciamo tra virgolette, ho fatto comunque con le mie mani in cartoncino, eccetera, un calendario dell'avvento da regalare ai miei genitori e l'ho chiamato il calendario dei ricordi perché ogni giorno io ho inserito un mio ricordo legato a loro. Quindi non so, una volta quando ero piccola che siamo andati in quel determinato posto, quella volta che mi avete detto questa cosa, quella volta che mi avete regalato questa cosa qua, insomma, tutta una serie di ricordi di questo genere, ovviamente tutti ricordi belli, ho inserito solo i ricordi belli. E siccome poi ci sono questi foglietti che comunque rimarranno lì, così ho pensato di regalargli questi due barattolini di vetro piccolini in cui loro potranno inserire tutti i bigliettini del calendario dell'avvento. Così è una cosa che occupa poco spazio e comunque i bigliettini rimarranno confezionati, diciamo, in un punto e non andranno poi persi. Quindi, insomma, mi sembrava un'idea carina ed è un regalo appunto collegato al calendario dell'avvento che ho fatto. Quindi, insomma, questa è una cosa un po' strana, ve la dovevo spiegare perché due barattolini di vetro così non avreste altrimenti capito, che scopo avevano. Poi, per mio papà, ho preso un quadernetto, diciamo, a forma di cioccolato. A lui piace tantissimo il cioccolato, quindi, insomma, questo quaderno che ha le pagine bianche. L'ho preso a forma di cioccolato. Ho preso un quaderno con le pagine bianche perché lui questi foglietti di queste dimensioni così li utilizza tanto quando lavora perché si scrive due appunti, si scrive due cose, quindi questi foglietti qua li utilizza. Questo è a forma di cioccolato e quindi mi sembrava originale. Poi a lui ho preso anche una pietra come questa, ve la faccio vedere. Questa è Agate, spero si pronunci così, Agate. È una pietra blu con delle striature più chiare, fatta in questo modo. Lui colleziona le pietre. A lui piacciono molto le pietre, i minerali, ne ha tantissimi di vario genere. Gli piace anche la sabbia, quella magari di una spiaggia particolare. Insomma, ha questa passione e queste cose. E quindi, quando ho visto questa pietra, mi sembrava carina e gliel'ho comprata, così la aggiunge alla sua collezione di pietre. Poi andiamo oltre, abbiamo quasi finito, ragazzi, resistete ancora un attimo perché abbiamo quasi finito. Vi faccio vedere il regalo che ho preso per la cugina del mio compagno, che è questo, è un plaid, è bianco con scritto Merry Christmas e mi piaceva moltissimo perché è di una morbidezza eccezionale, veramente morbidissimo. Adesso io non lo apro perché è confezionato, quindi lo lascio così. Però veramente mi piaceva tantissimo, secondo me tiene anche un caldo proprio eccezionale, deve formare proprio un tepore perché è una cosa soffice, morbida, non ve lo so neanche spiegare, è una cosa che dovreste sentire perché è davvero molto molto morbido, quindi insomma mi piaceva molto e gliel'ho comprato, così va bene sia per lei che per il marito. Quindi anziché fare due regali separati, ne ho preso uno che andasse bene per tutte e due. E poi ho fatto a mia cugina una serie di regalini più piccoli, però più tanti, perché a me con lei piace molto fare questa cosa di fare tanti pacchettini, magari di cose un po' più piccole e insomma darle più di un pacchetto. Insomma, mi piace questa cosa. Con lei ormai ho preso questa consuetudine e insomma mi piace questa idea. Anche a lei ho preso lo gnomo della fortuna, questo, che insomma mi piaceva tantissimo, e poi le ho preso questa scatola a forma di libro, così, che si apre in questo modo qua. All'interno della scatola c'è il burro di cacao, fragranza della fortuna, perché avendo preso lo gnomo della fortuna ho pensato che potesse essere carino aggiungere anche il burro di cacao, fragranza della fortuna, che tra l'altro può essere utile perché lei va spesso in montagna. Quindi
Quindi magari per proteggersi dal sole o comunque dal vento, dal freddo che c'è in montagna, può anche essere una cosa utile a prescindere dal messaggio che porta, insomma, della fortuna. Poi le ho preso una serie di smalti, quindi quattro smalti, classico rosso più scuro, un bianco e poi questo qua bianco e nero che è un po' particolare, un po' strano. E poi le ho preso questa pinza per capelli che mi sembrava molto carina. Queste sono sempre cose utili perché lei ha i capelli lunghi, quindi comunque anche se magari la può usare solo in casa, non so, però è una cosa che può sempre servire. Poi a lei in realtà avevo preso anche un altro regalo, però Amazon quest'anno mi ha fatto veramente impazzire perché non è ancora arrivato. Oggi è il 22 dicembre e questo regalo non è arrivato. Quindi io adesso non volevo dirvi che cos'è perché se per caso poi non dovesse arrivare, magari questa cosa io gliela regalerò il prossimo anno. Quindi adesso non la dico, vi dico solo che è una cosa, un prodotto che serve per le unghie, diciamo così, sono molto generica. Però mi spiace che non sia arrivato perché era una cosa veramente che secondo me poteva essere utilissima e poteva essere veramente un regalo carino, soprattutto da aggiungere agli smalti. Poi un ultimo regalo che volevo mostrarvi è un regalo che ho fatto ad un mio amico, è un amico che abita lontano, quindi è un regalo che ho dovuto spedire. Perché non, cioè l'ho visto di persona in realtà all'inizio di dicembre, però poi non ci siamo più visti e quindi insomma poi lui è ripartito, è tornato a casa e quindi l'unico modo per fargli avere questo regalo era spedirglielo. Quindi non ce l'ho qua con me perché gliel'ho già spedito, altrimenti per Natale non sarebbe mai arrivato. Ed è una penna con il suo nome inciso sopra. Vi mostro la foto magari così la vedete perché ho fatto una foto. E ho fatto la foto perché appunto volevo poi fare questo video e farvi vedere appunto anche questo regalo e poi per lui ho aggiunto anche una serie di prodotti tipici di Genova, che è la mia città, perché lui comunque non è di Genova e quindi mi sembrava carino aggiungere alla penna anche qualche prodotto tipico in modo che lui potesse anche condividerlo magari con la sua famiglia, quindi a Natale aprire qualcuno di questi dolci che gli ho mandato e mangiarli anche con la sua famiglia. La penna che gli ho preso l'ho fatta personalizzare io, nel senso che ho richiesto io che venisse inciso il suo nome, ovviamente non l'ho trovata già con il nome inciso, però insomma mi sembrava una penna per un uomo abbastanza elegante, raffinata, quindi insomma ho pensato di mandargli questo regalo. Questo era l'ultimo, abbiamo finito, ve li ho mostrati tutti, vi ho fatto vedere tutto quello che io ho regalato ad amici e parenti. Magari nei commenti fatemi sapere voi che cosa avete regalato ai vostri amici e parenti. Io vi mando un bacio, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!